Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24, il più latitante di YouTube. Più latitante, diciamoci la verità. Più che altro si è trasformato Nocciolino nel tempo, però riflettivo perché ultimamente mi sono arrivati dei commenti, più di una persona, molto più di una persona, e mi chiedevano perché io abbia cambiato modalità, diciamo, di video, e ragion per cui ho dato una risposta una volta per tutte in un commento a questa persona, se non mi sbaglio proprio su Facebook, adesso non ricordo, dove appunto dicevo, davo in parte una spiegazione. In realtà mi sono reso conto che stavo davvero minimizzando. Perché questo? Perché in pratica mi chiedeva, diceva, ma Noccioli, Antò, ma come mai stai facendo più questi video concentrati solo e esclusivamente su Londra, facendo magari dando un aspetto molto più sintetico e più sintetico di tutto, e magari più dettagliato? E mi diceva questa persona erano molto più belli i video dove appunto, cioè, parlavi di te e magari praticamente davi anche delle informazioni. E ho spiegato che in realtà io ho notato che alle persone non interessa in realtà un cazzo delle cose che la gente ha da dire, a meno che non sia per un proprio interesse puramente personale. E questa cosa mi ha deluso talmente tanto che è stata talmente forte questa cosa che mi ha portato poi a dire: ah, ma lo sapete che vi dico? Voi volete sapere le cose di Londra? Vaffanculo, vi parlo solo e esclusivamente di Londra. È altrettanto vero che mi è capitata la bruttissima esperienza del fatto che ho conosciuto tante persone grazie anche ai video che ho fatto, che però, ahimè, credevano di conoscermi. Perché? Perché magari mi seguono o mi seguivano da tanto tempo e credevano che per quei 10 minuti, 20 minuti di video che vedevano una volta a settimana avessero conosciuto Nocciolino. Il punto è che Nocciolino è una parentesi abbastanza importante, abbastanza molto importante della mia vita, ma io sono Antonio prima di essere Nocciolino. E quindi niente, cioè, tipo, vi faccio un esempio, io che ne so, una volta, perché poi diciamoci la verità, voglio, sinceramente, si conoscono un sacco di persone, anche di ragazze, facendo video su YouTube, eccetera, eccetera. O almeno mi è capitato spesso e volentieri, non è niente tipo da sfigato, una cosa del genere, no, anche perché sono un tipo che non dà facilmente confidenza, sono abbastanza riservato su determinati aspetti, però è capitato più di una volta di conoscere delle persone, anche perché poi ci stava anche il piacere. Tra queste persone ovviamente ci stavano anche delle ragazze, e in questo caso stavo pensando a una tipa, usciamo, vabbè, cioè andiamo a mangiare qualcosa, e non potevo dire nessuna cosa, niente che mi fermava e mi diceva: questa la so, e che cazzo? Ovviamente uno potrebbe dire: ma Noccioli, però sei tu che scegli quello, le cose da dire e cosa non dire eventualmente. Il punto è che non mi dava neanche il tempo di finire una cosa, perché magari io volevo dire un po' un'altra cosa. Vabbè, quindi niente, sono arrivato a un punto che diceva, cioè, io che metto queste, diciamo, a disposizione pubblica magari dei miei pensieri, delle cose anche un po' più personali e tutto, ma però di che? Per quale motivo? Quelli mi guardano semplicemente perché sono interessati a Londra. E basta. E con mia grande meraviglia, poi in realtà non è stato così, perché nel tempo ho avuto un riscontro diverso, nel senso che ho visto
tante persone veramente chiedermi esplicitamente di fare dei vlog dove si parla, dove chiacchieriamo senza tagli, senza nulla, si parla un po' più, diciamo, del più e del meno. Un altro motivo per il quale ho cambiato anche, diciamo, la versione dei video è per dare un senso un po' più professionale al tutto, e vi spiego anche il perché. Perché il fatto che io sia un cazzone non significa che io lo sia sempre o che io non possa essere super professionale o un professionista. Purtroppo la superficialità delle persone è qualcosa proprio di immenso, è una cosa proprio che veramente mi fa perdere le parole, mi fa cascare le palle a terra, per non dire le braccia, perché dobbiamo sempre mantenere alto lo standard del linguaggio. E quindi, cioè, il fatto che magari raccontavo di essere andato, non so, ad un festino dove poi mi sono ubriacato la vodka e tutto, magari poteva lenire in un certo senso quella figura professionale che io, diciamo, sto cercando nel tempo sempre di più di costruire. E mi rodeva il culo, ma tantissimo, perché dico, cazzo, cioè, io sono un essere umano, sono un ragazzo, mi piace divertirmi, mi piace fare tantissime cose, tra le quali mi piace andare, che ti posso dire, a una festa, mi piacciono le donne, mi piace divertirmi, ma davvero, sono un casinista, è tutto, ma non significa che io non sia una persona che quando dice una cosa deve essere preso in considerazione, perché evidentemente so quello che dico, e che cazzo, e non è che non mi prendete in considerazione perché abbigliate a pazzia dicendo, ah vabbè, quello è nocciolino, no, e per cui, cioè, questo è uno dei motivi per i quali ho detto, ah vabbè, lo faccio venire io. E un altro motivo, e poi lì subentra sempre, diciamo, un aspetto più tecnico della questione, è il fatto che, come sapete, io sono proprietario di Living London Way. Su Living London Way, bene, stavo anche sbagliando il nome della mia attività, yam, che cazzo. Su Living London Way abbiamo un blog. Su questo blog trattiamo tantissimi argomenti, ed io, insieme al team, insomma, il team, i miei ragazzi, insomma, le persone che collaborano con me a questi progetti, ci occupiamo di SEO. Mi è venuto l'inghippo del fatto che volevo che la piattaforma di Living London Way fosse accessibile a 360 gradi. Quindi mi sono detto, ma perché non facciamo degli articoli e poi facciamo un video anche in base agli articoli che sono stati scritti? In questo modo l'utente può sia vedere il video o leggere eventualmente l'articolo, cioè se non so finire di sentire la mia voce perché gli sto sulle palle, però magari legge l'articolo, oppure se si scoccia di leggere l'articolo si vede il video. E questo è per una questione di, diciamo, maggior fruizione dei contenuti web che andiamo a pubblicare. Questo, diciamo, è un aspetto molto importante per il quale ho deciso di fare tutti questi video più professionali, magari dietro la scrivania e tutto, però, cioè, se ci fate caso, cioè, di tanto in tanto pubblico live, di tanto in tanto pubblico monologhi, dei pensieri miei che faccio. Tra l'altro, mi piacerebbe tantissimo poter condividere altri monologhi e cose che scrivo, perché ecco, a me piace scrivere, cioè, ma mi piace fare tante cose, tantissime cose, ho tantissimi progetti per la testa. E nulla. Quindi poi mi sono iniziato, cioè, a bloccare su una questione abbastanza rilevante. Qual è questa cosa? Cioè,
Occupandomi appunto di SEO, ho notato che diciamo ci sono dei parametri che uno deve tener conto da un punto di vista di marketing, perché in effetti, raga, si fanno dei video, questi video danno informazione, eccetera, eccetera, dopodiché se ci sta, se non c'è mai un riscontro economico da parte di YouTube, ma è altrettanto vero che da una parte i soldi devono entrare in qualche modo, ragion per cui ho diciamo, l'obiettivo di far crescere il canale. Un parametro che è importantissimo è il watch time, cioè adesso, cioè, senza farvi magari troppe rotture di palle, sto vedendo i minuti, già siamo a 10 minuti passati, vabbè, ma questi fanno parte dei vlog, vabbè, lasciamo stare. Quindi me ne frega altamente, però quello che volevo dire, il watch time per esempio di un mio video di 20 minuti è di 10, quindi questo mi fa abbassare un ranking su una scala, diciamo su una classifica su YouTube, e quindi mi dà meno possibilità di visualizzazione, cioè cose prettamente tecniche, quindi preferivo dare messaggio, il messaggio veloce, bom 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 bom, solo quello che interessa alla persona, e ciao, e quindi finiva la canzoncina. Ho notato che ci sono meno visualizzazioni, qualcuno imputava proprio a questo modo di fare video, non credo assolutamente che sia così. In realtà ci sono meno visualizzazioni sul canale perché io ho iniziato a pubblicare tutto anche direttamente su Facebook. Ragion per cui non c'è più la condivisione dei video di YouTube sulle piattaforme social, non ce ne sono più, quindi quelli che stanno solo su YouTube, diciamo, che mi seguono solo su YouTube, vedono solo su YouTube, quelli lì che magari mi seguono solo su Facebook, seguono solo i video di Facebook, e per io, diciamo, mi sono dato questa spiegazione. Poi che il web sia strano e tutto, e vabbè, lì potremmo incominciare a parlare da adesso e finire fra 1 milione d'anni. Vabbè, penso di aver parlato abbastanza. Questo, diciamo, è un video, un primo video, un video introduttivo, che caricherò sia su YouTube, fatto su e mi è venuto un fischio. Sia su YouTube che su Facebook. Farò appositamente una playlist, lo chiamerò vlog due punti e qualcosa, dando una numerazione in capitoli. Direi di poter cominciare questi vlog dal vlog numero 1 a questo punto, diciamo come una nuova rinascita, anche perché personalmente sto vivendo un periodo abbastanza particolare, vogliamo dire anche delicato, della mia vita, quindi cerchiamo di trovare un nuovo inizio, una nuova strada, un nuovo approccio alla vita. Cioè io personalmente, questo è un mio percorso, e chi ne vuole far parte, chi mi vuole seguire, chi vuole interagire con me, io, lo sapete, sono a proposito, a un certo punto mi sono anche ingrippato, dico, ma io devo fare come quello di Young Pope, come il Papa, no? Di Young Pope, non devo più rispondere, non devo più rispondere a nessuno, perché ho notato che non ci sta non c'è riconoscenza in questo mondo, perché cioè io dico, io faccio un video, vi do un casino di informazioni, faccio questo, faccio quell'altro, voi mi commentate, magari qualcuno mi commenta, ah, bravo, non c'è, però dico, cazzo, ma perché non condividi, perché non fai in modo che il canale cresca? Lo sai, non costa un cazzo a te, per me, a me faresti una grandissima cosa, perché mi dai più notorietà e quindi spingi, diciamo, lo YouTuber a fare molte più cose, e che cazzo. E invece non c'è proprio questa cosa, cioè, quindi l'utente guarda, spolpa, prende e poi non se ne fotte.
ed è una cosa un po' triste. Quindi ho detto, ma io cazzo, non devo più rispondere alle persone. E in effetti ho notato che, tipo, diciamo, nelle ultime settimane, anche perché ci sono state cose mie per le quali cioè, non sono stato molto attaccato ai video, pur essendoci stati due video come al solito a settimana per quanto riguarda Londra, ma quello è perché sta su un piano editoriale. Tante cose, perché dovete sapere che quello che vedete adesso magari è stato girato qualche giorno prima. Ci sono delle dinamiche un po' particolari. Però ho notato che le persone hanno iniziato a, diciamo, a cercare di contattarmi in più modi. E quindi sono riuscito a dare la giusta call to action. Ok, io sto in silenzio, voi cercate di contattarmi e vediamo. Vabbè, se sono quelle cose, quelle rotture di cazzo, che voi credete che YouTube sia semplicemente un passatempo, ma in realtà non lo è affatto. È una parte fondamentale di tutto il mio lavoro, adesso, perché adesso è davvero parte integrante del mio lavoro. Ecco, questo non voglio dire assolutamente che sia solo parte integrante del mio lavoro, ma anche della mia vita. Non è un caso che, per esempio, cammino per strada, ve lo giuro, e mi succede che qualcuno mi riconosca. Quindi, si parla anche di vita personale. E poi fare lo YouTube, vi assicuro, ci sono dei lati positivi, ma anche tanti negativi, anche da un punto di vista interpersonale, delle relazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nulla, nuovo inizio, ci saranno sempre video più professionali che vanno in una categoria, in una playlist, sia su Facebook che su YouTube, e poi ci saranno anche questi vlog un poco più umani, per chi è affezionato a me, ad Antonio, a Nocciolino, e chiacchieriamo. Ci sono comunque tante, tante novità che riguardano la mia vita, le mie idee e le prospettive future. Magari ne parlerò, anzi, sicuramente ne parlerò a momento debito nei prossimi video. Il primo vlog, quindi possiamo dire assolutamente che sia concluso. Se apprezzate la cosa, mettete mi piace e non vi dico di condividere, perché figuratevi che cazzo lo dovete condividere a fare. Però se mi lasciate un commento, magari chiacchieriamo, siamo amici, e se non siamo amici possiamo diventarlo tranquillamente. Sapete, penso di essere lo youtuber che è più a disposizione in assoluto su tutta la piattaforma YouTube Italia. Quindi eccoci qui. Voglio fare giusto un appunto piccolo, un ringraziamento a tutte quelle persone che mi hanno detto di non tener conto di coloro che sono pronti a giudicare senza conoscere in maniera approfondita una persona. Grazie mille, perché mi ritrovo qui adesso a fare con voi, esattamente con voi, un video. Ed è un modo magari anche per me per potermi esprimere. Talvolta ce n'è molto bisogno. Ci vediamo. Ciao, grazie.